Io avevo anticipato che ero convinto che avrebbero dato di più di quello che aveva chiesto la procura. E qui c'è un anno di più. Quindi non mi sorprende affatto, sono 2 anni e mezzo, 3 anni che diciamo che qui questo processo non si poteva fare. Sono andati addirittura al di là delle richieste della procura, addirittura come qualificazione giuridica del fatto. Costrizione Quindi, anziché induzione. costrizione anziché induzione. Quindi, guardi, era una sentenza per me larghissimamente attesa. Faremo appello, poi faremo ricorso per cassazione. Ma guardi, non è questione di sentenza politica o non politica, è una sentenza che è completamente al di fuori della realtà e al di fuori degli atti processuali. Quindi io comunque, guardi, sono assolutamente sereno perché sono 3 anni che dico che qui non si può fare questo processo ed è accaduto questo oggi un fatto estremamente grave perché la decisione del Tribunale non ha tenuto assolutamente conto di quello che era la realtà Le processuale. conseguenze sulla politica? Ma no, guardi, quelle non competono a Sì, me, appello. Farete non subito c'è appello, vero? assolutamente un Ghedini, problema di. farete appello subito? Ma faremo appello, loro depositeranno entro 90 giorni, quindi noi faremo appello poi nei termini che ci consente la legge. Lei sa che poi sono 45 giorni di Perché la tempo. costrizione, C'è la prospettiva di un avvocato? altro La processo per falsa costrizione è testimonianza? diventato da induzione indebita a costrizione. Guardi, è una cosa assolutamente fuori da ogni logica. La stessa procura non ha mai pensato di poter ritenere che Ostuni sia stato costretto, ma è una cosa fuori da ogni dichiarazione dello stesso Ostuni e della stessa Iafrata. Ma leggeremo la sentenza, null'altro vi posso La dire. presenza dei Bruti Liberati in aula, qualcuno del PDL ha detto che era un tentativo di pressione. Ma non credo che avessero gran bisogno di essere pressate questi giudici, ma però l'ho trovata una cosa non molto consona alle vicende usuali. Io non ho mai visto scendere un procuratore capo per assistere i giudici che vanno in Camera di Una Consiglio. camera processo per Berlusconi. falsa Ma penso che Berlusconi lo sappia già. Cosa, scusa? Un altro processo per falsa Ma questo testimonianza. lo valuterà la procura, non riguarda noi comunque. Potrebbe diventare più Tutti i turno testi Ma guardi, non ho la più pallida idea, dovete chiedere alla dottoressa Boccassini perché non c'era, non lo so. Dopo che il fatto che le parti civili non si siano, cioè gli parti offese non si siano costituite come parti civili non ha influito in alcun modo in questo processo? No, ma questo non dipende da noi. Le parti civili, le persone offese hanno ritenuto di non costituirsi parte civile perché hanno detto di non essere stati né costretti né indotti. Perché Però il sono tribunale. ritenuti in alcun Ma modo? no, ma era ovvio che il tribunale avrebbe fatto così. Con un minimo di senso di udienza che possono avere degli avvocati con un po' di esperienza, sono 2 anni e mezzo che lo diciamo. Però Cosa pazienza. dirà Detto che Presidente Cosa? Berlusconi? Cosa dirà Non lo Berlusconi? so, dovete chiederlo a Ma lui. cosa dirà lei? Cosa dirò io? Ma credo che non avrò bisogno di dirgli nulla perché la decisione parla da sola. Avvocato, Berlusconi rischia un'altra incriminazione per corruzione in atti giudiziari, sempre per la vicenda delle testimonianze. Non credo proprio, non credo proprio. Non credo proprio, è stato fatto in maniera assolutamente palese e alla luce del sole. Beh, guardi, questo però sa, è tutta una cosa da valutare. Intanto quest'oggi abbiamo questa sentenza, poi vedremo. Va bene? Grazie. Grazie. Piano, 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 piano.